e benvenuti dalla redazione del TG Seconda A. Buongiorno, anche oggi siamo in diretta dalla classe Seconda A della scuola Giovanni XXIII di San Nicolò a Tordino. Tra le notizie del giorno parleremo di come i nostri coetanei trascorrono il tempo libero. Lo vediamo attraverso il servizio della nostra inviata. Salve a tutti, ecco un gruppetto di ragazzi a cui rivolgere le nostre domande. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Noi del TG Seconda A vorremmo sapere come trascorrete il vostro tempo libero e informare i vostri telespettatori. Io gioco a calcio. Quante volte sì. A settimana? Tre. Io lo posso usare lo smartphone. E cosa fai? Io invece quando è bella giornata esco con mia sorella. Grazie ragazzi, adesso ci avviciniamo a un altro gruppetto. Buongiorno ragazzi, voi sapete cos'è l'ISTAT? No. L'ISTAT è un istituto nazionale di statistica che si occupa di raccogliere i dati sulla popolazione. Ad esempio noi vorremmo sapere come trascorrete il vostro tempo libero a San Nicolò. La parte andiamo al campetto con le medie, andiamo a giocare a calcio o a pallavolo. Io invece quando sto a casa da solo gioco bene. Io esco con la mia. E dove fate? Andiamo in giro per la piazza. Come si vede non c'è molto da fare in Vittorio. E perché? Non mi piace la vostra realtà. No, c'è poco movimento, le attività interattive sono poche, dobbiamo essere alternative. Grazie, ora ridiamo la linea al nostro studio. Sembra che questi ragazzi abbiano voglia di un cambiamento. Ma scopriamone di più con il nostro esperto. Ecco subito i dati. Come si può vedere nei grafici, la maggior parte dei ragazzi abruzzesi passano il tempo libero in pratica sportiva, quindi uscire con gli amici, oppure giocare a calcio, o rispettendo stanno usando internet e rimanendo a casa. Mentre un'altra bassa percentuale rispetto ai dati nazionali legge libri, oppure va al cinema, o a mostre, o a teatro. Grazie per l'attenzione e di nuovo lì allo studio. A quanto pare la maggior parte dei ragazzi preferisce dispositivi elettronici invece di uscire e stare all'aria aperta. È una tendenza generazionale o il territorio dovrebbe fare qualcosa in più? E voi, cosa ne pensate?